Oggi siamo a Ron, una piccola borgata del comune di Valdobbiadene a circa 250 metri di altitudine. Il toponimo Ron pare derivi dal celtico e luogo, diciamo, vicino all'acqua. Infatti qui abbiamo anche una sorgente che si chiama Busnor, che dà origine a un piccolo torrente che attraversa la borgata. Oggi però non siamo da sole, ma abbiamo delle simpatiche compagnie. Ron è ai piedi di questa vallata che scende dal monte Cesen. Infatti lassù vediamo, diciamo, il monte Barbaria con località Le Prese, che sono quei prati molto lunghi bordati di alberi, che era una zona di fienagione. E Ron è alla base di questa valle, quindi è anche piuttosto protetto dalle correnti fredde. C'è anche un microclima abbastanza buono che permette anche la coltivazione dell'ulivo. Infatti ci sono molti uliveti oltre ai vigneti presenti. Verso est c'è il costone che scende da Pianezze, e alla cui base poi è stato costruito l'oratorio di San Floriano. San Floriano è protettore contro gli incendi, le alluvioni, infatti è il patrono dei pompieri, mentre dal lato qui verso, diciamo, nord-ovest è chiuso dalla dorsale che dal Cesen arriva fino al Monte Perlo. Tutta questa vallata quindi è piuttosto chiusa in se stessa e presenta questo clima particolare. Gli animali che vedete qui in nostra compagnia sono tutti dei lama maschi, appartengono ai camelidi e sono animali originari del Sud America. Questi sono animali comunque nati in Italia, allevati in Italia, e sono nel loro paese di origine comunque degli animali domestici. Addirittura si pensa che siano stati addomesticati circa 6.000 anni fa, quindi possono essere paragonati alle nostre mucche, ai nostri maiali, perché allo stato selvatico non esistono. Esiste il loro corrispettivo, che è il guanaco. Il cugino del lama è l'alpaca ed è anche lui un camelide, sempre del Sud America, più piccolino come dimensioni, con anche il muso più rotondo, e allevato principalmente per la sua lana. Mentre i lama non vengono allevati soltanto per la lana, che comunque è di qualità inferiore rispetto a quella dell'alpaca, ma soprattutto per la soma e per la loro carne. Sono animali comunque di notevoli dimensioni, perché possono superare anche i 100 kg, hanno due unghie alla base delle zampe, che sono perfette per camminare su terreni di montagna esterrati. La cosa curiosa anche di questi animali è che hanno i denti soltanto nella parte inferiore, mentre al di sopra hanno una gengiva carnosa e scura. I lama, non essendosi evoluti nella nostra zona, hanno un po' di difficoltà nel scegliere le essenze che trovano nel bosco, quindi bisogna stare attenti che non mangino erbe velenose. Il rovo è una cosa che gli piace tantissimo, come del resto a tutti i nostri erbivori, in quanto è ricchissimo di l'equivalente di un nostro antibiotico che li aiuta nella digestione. Infatti ha un'essenza antispasmodica al suo interno che li aiuta nella digestione. Tu te lo sei appeso però. Tra le essenze da evitare assolutamente c'è l'elleboro verde, che adesso è in piena fioritura perché al suo interno ha un lattice biancastro che per tutti gli erbivori è altamente velenoso. Vi presentiamo i nostri lama. Qui abbiamo Cusco, che è il più equilibrato del gruppo e lo chiamiamo il bravo ragazzo, insieme al suo amico Zuma, che lui è il timido del gruppo, è un po' fifone. Poi abbiamo i due ragazzacci, come li chiamiamo noi affettuosamente, che sono Ukis, che è il nostro monellaccio che ama dare i baci, e Sapa, che è il suo amico e che adora rotolarsi nel fieno e sulla terra. Loro due sono più giovani, sono del 2016, mentre Zuma e Cusco sono del 2015. Qui siamo al Cargador di Ron. Il Cargador era uno spiazzo ai piedi delle montagne dove arrivavano diverse piccole mulattiere, le cosiddette strade delle musse, che servivano per trasportare il fieno principalmente, ma anche legname o carbone, con le musse, che erano delle slitte di legno molto grandi sul quale veniva caricato il materiale. Arrivate qui, le musse venivano pesate in una bilancia molto artigianale che possiamo vedere da quella parte.
i materiali, il fieno e quant'altro, veniva caricato su dei carri e trasportato dalle varie famiglie nella propria stalla del paese. Qui al Cargador c'è anche il capitello dedicato a San Prosdocimo. La passeggiata con i lama è un'esperienza assolutamente da provare, perché questi animali ci insegnano un sacco di cose, tra cui prendere tutto con un po' di calma e lentezza. Questo piace tantissimo ai bambini, ma anche agli adulti, e invogliano anche a camminare persone che di solito non avrebbero interesse, ma passeggiare insieme a loro diventa un qualcosa di magico che rende tutti più tranquilli. Difatti qui abbiamo anche una sorgente che si chiama Busnor. La passeggiata con il lama è un'esperienza da provare, se vieni avanti magari. E poi da qui partivano con il carrete, scusate. Ti è passato un po'? No, niente direi. No.